Il taglio è fantastico finché. Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Parliamo di calcio. Siamo in collegamento con Marco Beccario, centrocampista del Treviso Football Club. Innanzitutto Marco, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi. Allora Marco, come ad ogni fine anno, è sempre un po' tempo di bilanci, di fare due conti per quello che è stato quella che è stata la prima parte della stagione. Tu personalmente che cosa puoi dire di questa stagione del Treviso e anche della tua stagione? Perché ricordiamo il primo anno in maglia biancoceleste per te. Sì, penso che abbiamo fatto una prima parte di stagione importante, abbiamo fatto tanti punti, siamo secondi in classifica, un po' lontani dalla prima, però sicuramente abbiamo la voglia di ripetere e di migliorare ancora questa classifica e imparare magari dagli errori, anche perché l'ultima partita di campionato non si è chiusa bene, abbiamo perso a Montecchio e quindi abbiamo ancora tanta voglia e tanta rabbia dentro di incominciare il 2024 con sicuramente meglio di come è finito. Ciò non nega che comunque, anche se è venuta una sconfitta all'ultima partita, abbiamo fatto sicuramente un ottimo girone d'andata che nessuno magari si aspettava, anche perché ricordo che siamo una neopromossa e siamo tanti compagni nuovi, nel senso che hanno cambiato tanto rispetto all'anno scorso e quindi non è mai facile. Però questo dimostra che abbiamo un gruppo importante, uno staff preparato, insomma abbiamo un pubblico che ci segue sempre, non ci ha mai fatto mancare il sostegno e quindi possiamo solo che far bene, insomma, ecco. Per quanto riguarda, come dicevamo, la tua stagione, perché tra i compagni nuovi ci sei anche tu, perché è la tua, come dicevamo, la tua prima stagione in biancoceleste. Tu come puoi dire di esserti trovato finora? Ti dico che ho trovato pochi gruppi così, nel senso che è stato facile inserirmi, tanti anche magari già li conoscevo o per averci giocato assieme o comunque ci giochi contro da tanti anni e quindi è veramente stato facile inserirmi. La piazza poi insomma ci sostiene e quindi è ancora più facile il tutto, cioè non potevo fare scelta migliore di venire qui a Treviso, ecco. Il fatto, come hai detto tu prima, che avete concluso il 2023 con una sconfitta ed è stata l'ultima partita, diciamo, prima delle festività natalizie, vi ha un po' frenati nella vostra, come hai detto tu prima, rabbia di volervi riscattare? Oppure la pausa natalizia è stata un po' l'occasione per rivedere certe cose e cercare di migliorare certi aspetti, come hai detto tu? Sicuramente la sconfitta ci ha lasciato l'amaro in bocca perché insomma è stata un'occasione perché potevamo restare lì attaccati alla prima, adesso siamo ancora un po' più lontani, ma sicuramente abbiamo analizzato gli errori che abbiamo fatto, non solo di quella partita ma magari anche delle altre sconfitte che abbiamo fatto nel girone d'andata e sicuramente abbiamo tanta rabbia dentro e la metteremo in campo a partire da domenica che appunto è contro la capolista e vogliamo sicuramente far bene e accorciare i punti di distacco che ci sono. Sarà sicuramente la partita con la maggiore attenzione da parte non solo del vostro pubblico e di quello dell'Union Clodiense, ma per quanto riguarda proprio tutto il vostro girone, insomma, sarà la partita di cartello, ci azzardiamo a dire. Sì, sicuramente. Si affronta la prima contro la seconda. Noi ci siamo allenati bene sotto le feste, arriviamo carichi, abbiamo tanta voglia di far bene. Sicuramente sarà una partita dura perché insomma se sono primi ci sarà un motivo, però sicuramente le daremo del filo a torcere anche perché giochiamo in casa e in casa abbiamo sempre fatto bene col sostegno del pubblico che veramente ti dà una spinta in più, anzi speriamo che sono sicuramente tanti domenica e ci diano una mano anche loro. Ecco, in base alle informazioni che hai riguardo alla prossima avversaria, come si affronta una squadra come l'Union Clodiense? È una partita di calcio, quindi si affronta come tutte le altre partite. Sicuramente devi avere magari una maggiore attenzione ai minimi dettagli, perché su queste partite sono partite tirate, no? Che magari si sbloccano
da un episodio, da un calcio di punizione, così, e quindi bisogna stare attenti a tutto. E in settimana stiamo lavorando per questo e sicuramente siamo pronti per fare una grande partita. In particolare, se ce lo puoi dire ovviamente, su quali aspetti avete insistito insieme allo staff tecnico e a mister Michele Florindo? Abbiamo lavorato intanto soprattutto sulla voglia di arrivare prima sulle seconde palle, su quelle cose lì. Poi ovviamente la partita adesso non posso dirti tatticamente come sarà, però sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno, ecco. Chiarissimo. E dunque, per aver fatto un po' il punto della situazione del campionato, della prossima sfida, ringraziamo di cuore Marco Beccaro, centrocampista del Treviso Football Club, per essere stato con noi. Grazie a voi e ancora auguri di buon anno. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.